Quella di Toccabeli. Ribiada, gentinaia e urti in caffè, un cuburo non te scende. Fortunato, vermo noi le canzoni più cantate di Corsica da barretti e generazioni. Ma la prima volta che è stata intesa, sortia da oggi spurgolata ad un uomo, Tony Toga. Se sant'anni dopo, sa canzone avverma come un puntiglio di canto corso, che abbi matia di Diamagialesi, mai pesce, è stato uno dei primi a regalciare la Iscagna nel 2004, usò ischietto, era io su zidillo. A conto mio, la giovata volentieri per rimettere questo appunto amore a questi canti qui, e penso che sia stato un bel affare, questo qui giovane, perché penso che tutta questa generazione di giovani di 20 anni, 30 anni, penso che questa canzone qui, tanto... Non l'avrebbe manco conosciuto, eh. Ma dopo c'è delle canzoni che piacciono più che altre. Fortunato ha fatto buono, non so mica perché è fortunato. Principiata all'età di 14 anni in Bastia, con la prima Berti a Snavour, a Garriere d'ogni toga, attacca a Brest. A 20 anni, Berti in Parigi, quassù, trova un travaglio e canta nei gabare corsi. Dopo dei anni nella capitale, borti nella sua regione delle Arraigadu per continuare la sua passione. Quello che è nato sotto il nome d'Antoine Garotte, trova l'ispirazione in un suo paese di isolarci i più morti. O canto di la gelu, e por i vari passi, e por i vari passi, dell'anziano Cidelo. Ci contava sempre quando uomo vola. L'isolaccio, Gian Luco, l'ultima stesa prima di vedere il paese si chiama Gata da Rota e dice quando veniva alla Gata da Rota rivedevo campanile e tanto che mi è venuta questa canzone, infine grazie a Dio rivedo campanile che mi aveva lasciato una mano d'aprile. Ritorno a Bella Vita, l'ultima stretta, a escografia di un cantaore e ricca di successi. Esciuto una famiglia musicanti, a sua carriera si è fatta in un con l'aiuto di Jesus. Ciò che mi hanno sempre, perché sono appena giovane, ben aver conosciuto tutta questa storia familiare, ma ciò che ho sempre inteso di Pevetti in paese, di chi di ha avuto una carriera di diciamo, artistica in continenti, gabaret, assai un cantatore talentuoso. Ma quando è voltato in Corsica, quando è principiata la sua carriera, è stata più una carriera familiare, con una mamma che componeva assai, con un babbo che giocava di mandolina. Dunque, tutto il mondo ha contribuito penso, a la sua carriera, ciò che è stata la carriera di Tony Toga. In un vio morbo, se l'artista era conosciuto, era anzitutto l'uomo che era stimato. In paese, a sua stampa verma sempre i rigori di quelli che l'hanno scontruito. Al di là di Uganto, Tony Toga aveva un'altra grande passione, quella di natura. Ne aveva fatto il suo mestiere, durante 35 anni è stato uno dei veri avuristi di Uvio Muro. A questa è la canzone per non seme. Volevo andare, ma io quando si affomma troppo a fare davanti in dedichetti. E un giorno è cascata bene, perché le cose di cambiamenti di posto e tutto, a far così, E dicono, io mandato un percorso, e diciamo, non bisogna, ci sarebbe... Lui posta PA e allora ha detto Ghisone mi interessa e mi sono aggiunto un Ghisone. E da Ghisone è cascata che la foresta di Fiumumu si faceva e hanno detto c'è che sia tuo luogo, a campa, gli era di qui, mi è canato, mi ha incantato tutti i movinucci, i movinucci, i mobili laggiù tutti sbucciati davanti si scuola. A Vuntanilla sta serena. Dalle scene parigine ai vuristi più morbacce, Antoine Garotte ha passato 50 anni di carriera in tutta semplicità, con sempre in mente una volontà che le trasmette a tutti e passioni che erano esulie. Oggi bella vita!